Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Spiritfarer, un gioco che su Steam dovrebbe costare intorno ai 29 euro, ai 30 euro. È disegnato benissimo e soprattutto è doppiato in italiano. Doppiato, tradotto in italiano. Di che cosa parla? Parla di Stella e Daffodil, il suo dovrebbe essere un gatto, un cane, insomma, un gatto, che vivono però nell'aldilà. E nell'aldilà hanno un compito non da poco, infatti Caronte, il traghettatore delle anime, si è ritirato e quindi noi prendiamo il suo posto. E quindi dovremo all'inizio sistemare la nave e aiutare le anime al passaggio nell'aldilà. Ora, quello che dobbiamo fare ora è andare all'interno della nave e attivare questo sorta di radar che ci indicherà dove andare. Ho voluto iniziarlo dall'inizio perché ho iniziato a giocarlo da poco e mi è stato detto vai da quel tizio e perfeziona la nave, ed era una delle prime cose che volevo farvi vedere. Io dico voglio andare lì e quindi ci mettiamo in viaggio. Usciamo. E intanto stiamo viaggiando. Quello che faremo è appunto accogliere le anime e andare a costruire, perché questo gioco ha un'anima anche gestionale. Infatti dovremo andare a costruire, come vedete anche dagli screenshot su Steam, è disponibile poi anche per la console Switch, vari edifici. Quindi per accontentare i vari ospiti che avremo, le varie anime, dovremo iniziare a fare diverse cose. Si parla di circa una ventina di ore di trama e varie cose da fare, dalla produzione di oggetti alle coltivazioni, insomma, di cose da fare ne avremo veramente, veramente tante. Ora siamo in viaggio, abbiamo conosciuto, vedete che poi possiamo andare a agire in modo diverso, possiamo andare addirittura ad avere delle interazioni con le persone. Questa la conoscevamo già, ma in realtà mi è ancora oscuro chi è e perché ci conosce. Va bene, Caronte, l'Eterna Porta, il traghettatore, questa è troppo. Ti starei domandando cosa sta succedendo. Della verità non lo so nemmeno io, ma sono qui per te, farò del mio meglio per aiutarti. Come dicevo, volevo partire da sola, ma non per non ce l'ho fatta. Ti lascerò, esplora la barca. Puoi anche provare con la canna da pesca. Sei libero di fare quel che vuoi. Stiamo viaggiando. In realtà poi c'è anche una scialuppa qui che non possiamo usare. C'è questo. Va bene. E non so quanto tempo ci vorrà per arrivare là, ma credo siamo arrivati. Almeno vedo da qui che stiamo per arrivare. C'è un divano su cui possiamo sederci e aspettare. Intanto il gatto ci viene in braccio. Vabbè, chi se ne frega. Cercavo la canna da pesca, ma in realtà non la vedo. Ah, qua dietro. Ok, stiamo pescando. Che sia un altro minigioco. Vediamo. Vediamo. Tieni premuto per tirare su. Vediamo che cosa andiamo a pescare. Ah, abbiamo preso una ringa. Va bene. Basta, basta. Basta pescare. Siamo arrivati. Andiamo a riparare. Siamo al cantiere di Albert. Quindi ripareremo la nave, la metteremo in funzione. Non abbiamo più la classica, diciamo, navetta, barchetta di Caronte, trasporta d'anime. Avremo una nave con tutti i comfort. Andiamo a parlare. Dirigiti, ok, area di progettazione. Tipi di polvere, sporcizia varie. Ok, dai, andiamo giù e prendiamo la nave. La barchetta, scusate. E grazie alla luce divina che alimenta la nave, andiamo a remare. Eccolo qua, Albert. Benvenuta nel mio cantiere, giovane viaggiatrice. Dove il prezzo è amico del cliente? Io sono Albert, mi occupo di costruire navi da una vita. Mi ricorda anche un po' Grim Fandango, questa gestione del mondo ultraterreno. Grim Fandango, che tra l'altro è un gioco che adoro, uno dei miei preferiti. Posso desumere che tu sia la nuova traghettatrice? Beh, mi sembra palese. D'altra parte, sei riuscita a far partire la barca e governarla fin qui. Gwen è stata saggia di indirizzarti al mio umile cantiere. Vediamo cosa abbiamo qui. Ok. Ecco
stranamente identica a quella che ho costruito tempo fa e che custodivo nel vecchio cantiere. Sai che Aronte si lamentava sempre della sua imbarcazione lugubre. A dire il vero, si lamentava sempre di tutto, ma il cliente ha sempre ragione. Ma questo vabbè. Quindi gli hanno costruito una nuova migliore. Non ha mai abbandonato però la sua precedente. Le vecchie abitudini sono dure a morire, ma non preoccupati, puoi tenerla. Puoi considerarlo un prestito e ti dirò di più. Sai che da queste parti non manteniamo mai le promesse, vero? Non preoccuparti, sono promesse da marinaio, vabbè. Disegnato veramente da Dio sto gioco. Ogni modo, qualche ritocco, questo gioiellino tornerà a splendere. La prima cosa che ti occorre è un vero tavolo di progettazione. Oggi, peraltro, è il tuo giorno fortunato, te lo offro io, gratis. Essenziale, va bene. I successivi miglioramenti hanno un prezzo talmente basso che vorrei acquistarlo all'istante. Quando vorrai potenziare la barca, chiedi a me. Va bene, abbiamo le fondamenta. Col tasto Tab vediamo le missioni che abbiamo da fare. Potenziamenti. Ok, potenzia l'area di progettazione. Va bene, che dobbiamo fare adesso? Ah, vedete, potenzia, possiamo scegliere il potenziamento. E ci va a costare dei soldi che noi non abbiamo. Quindi abbiamo l'area di progettazione principiante, appassionata, artigiana. Vedete che vanno a sbloccarsi degli edifici. In questo caso abbiamo pensione, giardino, campo, cucina. Qua invece la segatrice, telaio, forgia, frutteto, ovile, mulino, vento, pollaio, salotto, frantoio. Cucina, stalla, cantina. Ok. Mentre qua, imbarcazione piccola, media, grande, enorme e gigantesca. Le migliori invece è la cassetta della posta, che ci chiede dei materiali e dei soldi. Scrivere agli amici di penna, rompere il ghiaccio, quindi accedere a delle zone, perché da quanto ho visto si può tornare poi su zone magari inaccessibili in alcuni momenti. Inno di Hermes, una polena a forma di serpente intrecciata aumenta al 20% la velocità della nave, la spacca pietre per le rocce e il bouquet corale è il 40% la velocità. Va bene, parliamo. Va bene. Di cosa hai bisogno? Di assolutamente nulla. Me ne vorrei andare a questo punto, dato che qui abbiamo ottenuto quello che volevamo. Credo. Sono caduto in acqua. Almeno credo che qui non serva più nient'altro. Ah, no, 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 giusto. Ci forniva lui il primo potenziamento, giusto? Non ce l'ha dato, quindi lo prendiamo. Perfetto. E basta, credo che il resto non ci dia più nulla. Perfetto. Perfetto. Potrei costruire e modificare gli edifici direttamente a bordo. Se vuoi migliorare la tua barca, rivolgiti a me. Va bene, adesso possiamo andare. No, pensavo me l'avesse regalato così, al volo, in inventario. Finalmente. Bene. Allora, io vi dico la verità, questo gioco l'ho portato abbastanza sul sicuro perché me ne sono informato tanto ed è uno dei pochissimi giochi che negli ultimi anni io comunque avrei comprato in ogni caso per farci video o meno. Perché mi piace l'idea, questa cosa dell'ultraterreno mi sembra, per quanto non un'idea originale, la trovo sempre una cosa curiosissima e intrigante. E quindi anche il fatto che sia disegnato molto bene mi piace. Controlla l'area di progettazione sopra la tua cabina, eccola lì. Ecco qua, modifica. Molto figo perché qua abbiamo la zona gestionale. Modifica, modifica, ok. Qua abbiamo la zona di costruzione. Come funziona? Seleziona. Ah, ok. Smantella. Ok, abbiamo smantellato tutta la zona. Abbiamo recuperato degli oggetti, fantastico. Bene. E adesso basta. Possiamo costruire qualcosa? Hai fatto un fantastico lavoro, una buona notizia, avrai risorse sufficienti per fare la pensione. Gli spiriti appena arrivati come me avranno alloggio temporaneo in cui rilassarsi e dormire. Ti assicuro che nessuno sarà entusiasta all'idea di passare più di una notte lì, ma è sempre meglio che dormire sul ponte. Le stelle sono uno spettacolo, ma legno è scomodo e l'umidità non lascia scampo. Ora tocca a te, divertiti. Va bene, facciamo questa pensione, va. Costruisci. Allora, al momento mi mancano i materiali per fare queste cose. Cucina, campo, vabbè. La pensione però la possiamo fare e la piazziamo. Ah, vedete che poi si possono piazzare anche così le cose. Io la metterei qui. Così, la pensione. O la mettiamo già qua così, ma no. Mettiamola qua, dai. Costruisci. Ok. A posto.
posto. Mo andiamo a vedere. Bella, cioè altro che, cavoli, c'è il divano. Va bene. Dica, ah, è fuori che mi aspetta. Ok, dica, questa pensione è adorabile, si è nata al tuo tocco, ottimo lavoro, un posto per rilassarmi. Che succede? C'è qualcosa di strano. Ah, avrei dovuto aspettarmelo, credo di avere fame, molta fame, sono un disastro in cucina. Mentre tu, se non ricordo male, sei ingambissima. Avrei già catturato un pescetto o due, non posso mangiare pesce crudo. Ok, devo fare la cucina adesso. Va bene, sfruttare col tavolo vegetazione e cucina a bordo. Va bene, facciamo la cucina. Ti serve della gelatina brillante e c'è un solo modo per procurarsela. C'è una cosa che mi terrorizza, un'oscura presenza che mi fa rabbrividire. Un vuoto famelico che inghiotte persino la luce. Può assumere diverse forme, ma per quella di una medusa, sono consapevole. Posso fornirtela solo queste meduse, per cui non ho scelta, dovrò affrontare le mie paure, ma non sono sola. Ok, quindi dobbiamo andare a recuperare delle meduse. Leviamo l'ancora. Sì, quindi andiamo al comando. Andiamo avanti. Vedete che intanto si espande. Eccola lì l'area. Al momento non abbiamo da recuperare nessun tipo di anima. Però intanto stiamo viaggiando. Molto bello il fatto che si può andare in giro come si vuole. Qua è tutto alimentato, come vi dicevo, dalla luce divina. Qua abbiamo all'interno una stanza dove poter dormire. No, non si dorme, però è bello, apprezzo la cosa, il fatto che non si può uscire, ma va bene. Stiamo arrivando? Vediamo. Sì, stiamo viaggiando abbastanza rapidamente. Si può ridurre la mappa. La mappa sembra anche comunque piuttosto grande, perché se un gioco del genere ci prende 20 ore, vuol dire che di cose da fare ce ne sono. La cosa che ho visto un po' ripetitiva, non ho ancora avuto modo di provarla, ma per me non è mai stato un problema, è il fatto che dicono che ci siano delle azioni un po' ripetitive, come continuamente annaffiare i fiori, ma ovviamente io arrivo anche da giochi come Animal Crossing, quindi il problema non me lo pongo. Dobbiamo andare a fare un po' di meduse, quindi vediamo che cosa riusciamo a combinare. Si cade giù qui? Direi di sì. Sì, vabbè, niente. Ah, ok, quando scendiamo nell'acqua si ferma tutto. Vabbè, intanto l'altra è andata qua dentro e si sta riposando. Stiamo arrivando nella zona critica. Sì, siamo quasi arrivati. Qua all'interno. Gelatina brillante. Ok, andiamo. Gelatina brillante, ma vai a caccia di meduse. Ok, dove le troviamo le meduse? Eccoci qui. Dica, eccole, ricordati, quelle con la gelatina a saltare all'occhio. Fanno scoprire più che puoi, otterrai dei lumini. Ah, va bene, credo in te. Va bene, dove sono? E soprattutto come le prendo? Ma devo pescare? No, 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 aspetta, aspetta che ce n'è una qui. Mamma mia, bello, mi piace che comunque sia tutto così estremamente rilassante come cosa. Cioè, non abbiamo di fronte dei boss, ci sono delle atmosfere, che sono quelle che stiamo vivendo ora, di disagio e di terrore, insomma, però la musica bellissima, fatta veramente d'atmosfera. 10 lumini, sto prendendo un sacco di roba, ma in realtà eccola lì, eccola lì. Devo andare a prendere quella medusa lì prima che scappi. No! La nave però si ferma quando siamo qui, quindi non è un gran problema. Dobbiamo cercare di prenderla, perché intanto sto prendendo tanti lumini, ma in realtà eccola lì. Vieni qui. Stavolta non mi sfuggirai. Ti prendo, perfetto, presa. Gelatina brillante 2. Quante devo prenderne? Vabbè, tanto arrivano. Pian piano. Tanto vedete in alto a destra,
Il fatto che siamo, può essere giorno, notte, insomma. Abbiamo preso quello che dovevamo prendere. Ci manca qualcosa? Sì, l'abbiamo fatto. Sono colpita, sembra un razzo. Saettavi, sfrecciavi senza minimo segno di paura o esitazione. Non hai perso il tocco magico. Hai raccolto gelatina brillante. Ok, resto qui ad aspettarti con i crampi allo stomaco. Facciamo questo stramaledetto edificio di cucina. Allora, cucina che è qui. Gelatina, abbiamo preso anche più del dovuto. Ok, dai, costruisci, vai. Andiamo a vedere com'è sta cucina. Non stiamo facendo nulla di quello che dovremmo fare normalmente, ma puoi usare il forno della cucina. Sistema un ingrediente, aspetta. Prova chicchi di mais. Ok, ci dà del mais. Cuciniamo dei chicchi di mais. Vedete, c'è cucino ricette. E qua ci sono diverse ricette che si possono fare. Al momento non ne abbiamo, quindi andiamo a cucinare il mais. Ok, mettiamo in forno. Sarà cotto? C'è una finezza che si mette i guanti per prendere nel forno. Vabbè, piacciono i popcorn. Dammi del cibo. Cibo. Seleziono cibo. Non è ancora la mia ora, grazie di quanto immaginassi. D'altro canto, hai sempre fatto meraviglia in cucina. Ricordati che gli spiriti non vanno avanti a sole e acqua. Di tanto in tanto anche noi abbiamo bisogno di buon pranzetto. Starà a te capire i gusti specifici di ciascuno. Il cibo di conforto. Tazza di caffè, va bene. Devo consegnarti una cosa, il mio obolo. Non so esattamente come funzioni, ma è un simbolo di passaggio. Ogni spirito ha l'obbligo di... Ok. Continuiamo a migliorare questa barca. Avrai notato sul tuo tavolo ci sono schemi per un campo e un giardino. Una volta realizzati potrai coltivare piante di ogni genere. Preparati a trasformare questa nave in un'adorabile fattoria. Ti consiglio di iniziare con un campo. Coltivare il lino e va bene. All'esterno di un campo dobbiamo acquistare i semi. Valle di mosse e c'è qualcosa di cui abbiamo bisogno. Ok, andiamo. Sì, poi forse un giorno, un domani, magari in un altro gameplay andremo a recuperare anche le prime anime. Comunque, novità lì, dice di andare lì. Ah no, risorse trovate, semi. Beh no, diceva qui. Valle di Mosten, infatti. Ok, l'unica altra cosa tediosa magari è il viaggio. Il viaggio che dobbiamo fare ogni volta. Per raggiungere la zona, però intanto magari ci si mette anche a coltivare, si fanno varie cose, quindi da fare ce n'è. Vediamo un attimo se posso usare il pesce, magari. Vediamo se cucinando il pesce mi scopre un'altra ricetta, vediamo subito. Sì, ho cucinato la ringa. Boh. Chissà se me l'ha cucinata. Va bene. Vediamo. Stiamo viaggiando. È impossibile tracciare la notte a questo buio. Riprova all'alba. Ah, posso andare a dormire. Dormire fino a mattina? Sì. Ok, no, ho letto allora non so perché. Prende tutto. Io ho sempre apprezzato queste visuali così delle navi, progetti così. Veramente. Mi piace davvero. Ma lo sapevo già, onestamente, quindi sono andato a fare il video un po' così a colpo sicuro. Ok, abbiamo passato la notte, ci svegliamo. Ci stava chiamando la nostra amica, quindi adesso andiamo a vedere che vuole. Ah, Z per disattivare. Ah, l'orologio a traiettoria. Ok, niente, dai, usciamo, vediamo cosa voleva, che ci stava chiamando. Dica, eh? No, non volevo sedermi, volevo parlare, sta qui. Vabbè, niente, è depressa, non parla. Niente, siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati? No, stiamo arrivando. È arrivato anche il giorno. No, veramente. Lo ripeterò per la 15ª volta, ma è disegnato veramente benissimo. Stiamo arrivando, sì, direi proprio di sì, siamo arrivati adesso. Sì, siamo arrivati alla valle. Eccola lì che si vede. Usciamo. Nuova destinazione, Valle di Mostain. Va bene.
Ma guarda, io farei un salto su quell'isola, trovare qualcosa di interessante. Va bene, i semi del futuro. Quindi si va a coltivare. Beh, non scendiamo di certo così, ma prendiamo la barchetta. Ok, e andiamo. Il bello è che io vi ho fatto la premessa, vi ho detto quello che dovremmo fare in gioco, cioè raccogliere le anime, quindi sostituirci a Caronte, ma in realtà stiamo facendo tutt'altro. Albero maestoso, puoi abbatterlo, non è un problema, in effetti è il modo migliore per ottenere il legno. Con il tempo gli alberi ricresceranno. Un altro aspetto interessante. Quindi praticamente uso l'eterna luce per creare un'ascia. No, qua si taglia così. Ah, mi muovo proprio io, figo. Cade. Perfetto, ceppo d'acero. È tutto molto semplice. Prendiamo anche le bacche. Magari ci serviranno per far da mangiare alle persone. Costruisce un campo. Congratulazioni, sei diventata la morte distruttrice di mondi. È così che funziona. Poi potremo costruire. Ok, me ne starò la zattera. Va bene. Possiamo abbattere altri alberi. Intanto andiamo un'occhiata magari all'isoletta. Intanto vediamo col tasto I c'è l'inventario con i soldi che possediamo, gli oggetti. E alla fine è tutto qua. Dai, vai. Velocemente. Sono anche curioso di vedere che cosa c'è su quest'isola. No, 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 no. Mi scusi, devo saltare. Tieni premuto il più possibile per rompere un nodo minerario. Ok. Stiamo anche minando adesso. Perfetto, abbiamo preso pietra calcarea. Direi che qui abbiamo finito. Sì, non c'è più nulla. Isoletta spolpata completamente. Come dicevo, ci saranno tanti luoghi da visitare. Su alcuni avremo delle zone inaccessibili fino a quando non avremo gli oggetti giusti. Però, diciamo che la cosa che più mi appassiona è proprio la tematica, proprio del discorso anime, un po' alla Grim Fandango. Dai, torniamo a casa, va. Creiamo sto campo. Costruisci il campo. Il campo. Tac. Il campo lo facciamo. Di qua è il gestanò. Quindi lo facciamo qua sopra. Così, dai. Dai. Molto bene. Un campo. Bene. Dimmi quello che devi dirmi, è meglio di quanto pensassi, è un certo non so che, pur elegante, semi da campo, semi da giardino, non danno mai frutti nei campi, quindi risparmiati la fatica di provare, ma conoscendomi sai che potrei uccidere anche un cactus di plastica. Detto ciò, esiste un unico luogo in cui potremmo trovare quel che cerchiamo, Teodoro è specializzato in semi, aperto un negozio a Hummingbird, la città più florida della regione. Teodoro e i suoi fratelli controllano la Raccoon Inc., una losca catena di dubbia moralità. Già le pratiche commerciali sospette, va bene. Verrò con te e mi occuperò delle contrattazioni. Mi sono già imbattuto una volta in quel solido porcione spudorato. È un campione di disonestà. Andiamo dove dobbiamo andare e compriamo i semi. Ovviamente stiamo preparando tutto per l'arrivo dei primi, eccolo lì l'isola. Lì c'è un'altra tempesta di meduse. Ok, andiamo. Andiamo e vediamo che cosa succede. Attendiamo che si arrivi nel punto prestabilito. Ed eccoci arrivati a comprare i semi. Nuova destinazione, Hummingbird. Bella l'isola. Vediamo se poi effettivamente è così. Bene, dobbiamo parlare per forza. Compriamo dei semi. Teodoro l'ha messo su bottega. Andiamo a trovarlo. Va bene. Ah, scusa, sì, dimentico sempre la barchetta. Vediamo anche adesso la fedeltà di quel disegno che abbiamo visto, così come l'isola effettivamente. Ma sono alla ricerca della casa giusta per mettere su famiglia. Non chiedo molto, non riesco a decidermi. Parlare aiuta. Va bene, ok, c'è gente che si è stabilita qui. Ok.
Guarda questo tempio, è semplicemente sbalorditivo. Alcuni oggetti di questo mondo entrano in risonanza con il traghettatore e l'eterna luce. Ho sentito dire che questo monumento può amplificare l'abilità. Credo che tu debba riempire. Servono degli oboli per attivarlo. Ma per ottenere gli oboli devi accogliere nuovi spiriti. Non mancherà di incontrare altre anime perdute. Va bene. Vabbè, questi sono luoghi, dovremmo ricordarcelo, in cui dovremmo venire in caso di... È qua che dobbiamo andare? No. Andiamo. Eccolo qui, il procione. Acquista. Che cosa vendi? Ah, scusate, dovrei capire che cosa... Parla con Gwen. Ah no, ok, devo parlare con lei, quindi aspettiamo che arrivi qui dal procione. Quei prezzi sono spropositati, non gliela farò passare liscia. Sei pronta a vedermi annientare questo mercante? Teodora, so cosa stai cercando di fare, dovresti vergognarti. E ce l'ha proprio con lui. Cosa, signorina, che significa? La mia amica qui è la nuova targettatrice, ma non è una sprovveduta, e neanch'io. Giri non attaccano con noi, ma io te l'assicuro, gestisco i miei affari in modo irreprensibile. Attento, furfante, ok. La prossima volta mi sforzerò di... Ok. Povero procione. Non sgridarmi più, ti farò anche uno sconto. Va bene, mi vendi i semi. Ehi, tu, sì, tu, la tua amica ha dato una lezione manuale con l'avido mercante. Potresti avere le carte in regola per entrare nella banda del piano di sopra. Ti piacerebbe salire, te lo leggo negli occhi, non voglio mentirti, qui è una vera pacchia. Quassù troverai tutti i migliori, te lo garantisco, ma non entusiasmarti troppo, qualche idiota ha rotto la scala. Dovrai spiccare salti disumani per arrivare di sopra. Potresti usare le scale di quella casa, ma qualche altro idiota ha perso la chiave. Comunque ci vediamo, viva la banda del piano di sopra. Cioè, veramente è un gioco ricchissimo di roba da fare, anche che... Diciamo così, apparentemente non serve a niente, però vabbè, acquisto. Chiave di porta all'ingresso a scala rotta, posso comprarla? Mi costa 5.000, ne ho 3.40, quindi direi che no. Compro dei semi, di che semi di che devo comprare? Acquista semi, vabbè, compriamo un po' di semi. Compriamo, qua vende una pietra calcarea, vende semi di lino, mais, chicchi di caffè, carota, rapa. Io li compro di lino. Il compro anche di mais. O il caffè, parlava di caffè, prima io compro anche caffè. Ok, fantastico. Possiamo anche vendere, se ne hai bisogno di un altro io andrei. Ok, resta finché vuoi. No, ok, ci lasciamo. La quest della banda del piano di sopra fino a quando non avremo modo di poter tornare lì e comprare la chiave o trovare un altro modo per accedere. Per intanto torniamo alla barca, torniamo alla nave e piantiamo i semi. Eccellente, ora puoi iniziare a piantare i semi. Prova, ok. Come si piantano i semi? Beh, vedi. Non chiedermi come, ma ho già incontrato Albert, è decisamente uno squalo, ci tornerà utile, ok. Va bene. Va bene. Come li piantiamo però i semi? Ok, così, ok. Cioè praticamente andando qui possiamo scegliere, ok, semi di lino qui e il seme di chicchi di caffè lì, ok. Poi, nessun oggetto disponibile, va bene. Esci da qui, perché dobbiamo andare dietro la stacciata. Topolice verde come il cappello, probabilmente dovrà annaffiare le piante, ma prendi consiglio con le molle. Sono limitate, ti consiglio, ok. Credo sia arrivato il momento di trovare nuove persone. Non che mi dispiace l'idea di attraversare gli oceani insieme a te, ma sei la traghettatrice e i traghettatori cercano, ok. Ok, qualcuno ha bisogno del... Salpiamo, va bene, dai. Andiamo giù e salpiamo che finalmente si va a prendere un'anima. Dov'è? Ma il tizio lì dov'è? Ma la missione cosa dice di fare? Trova il passeggero alla cala di... Oh, trova un passeggero a Hummingbird. E anche qui c'è un passeggero? Sembrerebbe di sì.
Cioè, mi ha detto che c'è qualcuno anche qui. Trova un passeggero a Amenberg. E siamo qui, a Amenberg. Allora andiamo a vedere se c'è qualcuno che ha bisogno. Andiamo. Vediamo se c'è un'anima che ha bisogno di noi qui. Però non mi sembrava questo. Ti chiami Missy, no? Aspetta, sì, ma veramente stanno dicendo un sacco di roba. Sto saltando giusto per. Scusami, sono leggermente di fretta. No, mi sa che qua c'è qualcuno, ma forse alla banda del piano di sopra. Tu? Una passeggiata al giorno a livello medico di torno. Mi sto ammalando all'improvviso, ma io sto bene. Vabbè, mamma mia, se sono logoroici in questo. E qui? Abbraccio. Vabbè. Grazie. Disegni bellissimi, tra l'altro. Ripeto ancora una volta. C'è qualcuno qui dentro? No, è tutto chiuso. Niente. Probabilmente qui non c'è nessuno che ha bisogno di un passaggio. E dobbiamo andare attraversando la tempesta. Allora. Questo. Ovviamente il talento armi pesanti degli gnomi di montagna si combina alla perfezione con l'abilità sventramento delle canaglie livello 3. 5 di 20 e critico automatico. Vabbè, sto giocando di ruolo sto qua. C'è un estintore? Ma perché mi sono nascosto qui dentro? Scusi, lei. No. È evidente che non ha bisogno di un passaggio. Niente, lì dentro magari c'era qualcuno nella casa, non lo so. Comunque possiamo andare a viaggiare adesso. Non so dove. Lì. No. Qui cosa c'è? Novità. Cala. Ah, la cala. Ok, andiamo lì. Ok, ci mettiamo in viaggio. E tanto a breve arriveremo a dormire fino al mattino. Adesso vedremo anche se ci fa saltare il viaggio dormendo la notte. Vediamo. Sì, è un po' lunghetto il caricamento, ma va bene. Sì, va bene. Stiamo arrivando? Dimmi che stiamo arrivando. No, qua in alto vedete il viaggio, quindi credo che non lo abbia neanche iniziato. Quindi rimaniamo un secondo in attesa che si compia il viaggio, sperando che la tempesta non ci crei problemi. Ci dovremo passare in mezzo per un breve istante. Però andiamo. Si può annaffiare? E questa è un'attività a cui bisogna stare dietro parecchio, dicono. Niente, restiamo in attesa di arrivare a destinazione. No, diciamo che ha piovuto un pochino, ma non abbiamo avuto grossi problemi. Adesso è tornato il bel tempo, quindi dovremmo essere arrivati e andremo a prendere la nostra prima anima che porteremo qui sulla nave. Andiamo. Barkensheim, la cala di Barkensheim. Bellino, c'è un tipo una fermata di navi, insomma. Vabbè, di navi, scusate, sembra una fermata tipo dei carretti, una panchina al coperto, eccola qui. Cosa c'è qui dentro? Niente. Vabbè, dove sarà quest'anima bisognosa di noi? Lei? Fantastico, sei qui, ascolto, ho perso un limone nello stagno, avevo le dita appiccicatrici, mi è scivolato, ho passato tutto il giorno a mangiare bacca, guarda le mie mani. Vabbè, da sole, vabbè. E ora è laggiù, in acqua, devo occuparmi. Vabbè. E quindi? Premi S e space per tuffarti. Ok, a lei il limone, sì, è lui. Sì, tenga. Devo solo trovare un fazzoletto o qualcosa. Che lasciamo perdere.
Ma tenta a non spremerlo. Aspetta un attimo, forse potresti darmi una mano. Su quest'isola non è rimasto nulla da mangiare, ho lo stomaco perennemente vuoto. Vorrei rendermi utile sulla tua nave. So cucinare, pescare, non ho spezie o attrezzi. E ora di salire sulla barca. Va bene, abbiamo recuperato un tizio, quindi vabbè, lì potremmo prendere altro legno anche qui, ma non lo facciamo. Io credo che questo qui. Vabbè, lo portiamo sulla nave. Dovrebbe prendere un aspetto diverso, cioè dovrebbe liberarsi del mantello una volta che partiamo. Una volta che arriviamo sulla nave, scusate. Vediamo subito. Ecco qua. Questa barca magnifica è arrivata l'ora della festa. Piccola peste, preparati per una riunione di famiglia. Eccolo qua. Abbiamo scoperto il primo ospite. Cos'è, una rana? Tuo zio Atul, sorpresa, in positivo spero. Sono rimasto su quell'isola per un pezzo. Non vedo l'ora di ammirare le meraviglie del mare insieme a te. Ma ora ho te, fiorellino. Salpiamo insieme, ok. Quella è una. Dove sta andando? No, non è una rana, boh. Dove sta andando? Si riesce a pescare. Cioè, ma è veramente. Cioè, potevano mandarlo via molto più rapidamente e tutto, ma invece stanno. Ci sono un sacco di cose, un sacco di cura nella storia. Quindi mi piace. Nuova richiesta. Vai a pesca per tuo zio Atul. Vabbè, niente, non abbiamo un passeggero di quelli. Vabbè, abbraccio lo zio, va. Va bene. Umore. No, gli do da mangiare, va a mangiare bacche. Ok, niente. Umore. Ha ricevuto un abbraccio di recente. Vedete che poi si scoprono anche tutte le cose che amano a livello di piatti preferiti, cosa odiano, il loro stato di. Va bene, e lui cos'è che fa? Ripara le strutture sulla barca. Ah, ok, sarà uno dell'equipaggio, allora non è una delle anime che dobbiamo ospitare qua nella pensione. Bene, ragazzi. Vi ho fatto vedere un pochino cos'è Spiritfarer. Ovviamente qua poi la nave diventerà enorme, prenderemo sempre più edifici, sempre più attività da fare, sempre più crafting e missioni da intraprendere. Intanto vabbè, sono caduto in acqua, ma nulla di che. È tutto fatto in modo molto molto rilassante, non opprimente, non difficile, insomma, bello, un gioco per tutti ed è uno di quelli che io definirei un capolavoro indie. Quindi ragazzi, fatemi sapere e non mancate che cosa ne pensate qua sotto e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.